Buonasera, va ora in onda la settima puntata di Pino, tifoso fiorentino. Buona visione a tutti. Pace sia con voi e con tutto il comunale. Carissimo, prego. Oh mio caro figliuolo. Siamo in una situazione, non le dico, Che cosa accade? Si sta ascoltando. Sì, dove i poteri della scienza non sono arrivati, spero perlomeno, ho chiamato lei per venire, vedi, già da qua. La situazione è grave. Dice? Ci vuole un esorcismo fatto. Ah, dice? Come lei sa fare? Mi pareva solo temperamentoso. Non ce la faccio più. E allora andiamo dal nostro caro figliuolo. S'accomodi. Ma è il coraggio della fede che mi guida. Forza Luisa, Ma morde il fede. Qualcosa. Non vedo caso. Sì, che poi tra l'altro gli è più lento. No, lo vedi meglio. Io sono sempre un uomo di fede. No, un uomo. Ci provo. Vediamo il fede. Ci provi. Non servo più. Non è che è brutto. Lo so. Non lo so, provi a guardare in alto, mi faccio esorcismo. Ci provo. Maledetto essere orrendo! Non che da sana fosse un po' meglio, però. Maledetto essere orrendo! Aran! Un po' di cipria qua! Magari perché sei capace con l'omicidio. Maledetto! Aran! Un po' di cipria qua! Sister, nel potere di Giancarlo Antonioni Supremo! Esci da questo corpo! Sì, pure in forme, eh! Esci da questo corpo, maledetto! Esci! Ma perché mi sboccio pure questo? Può sembrarmi. Ah, che bello! Forse potrei aver raggiunto il mio scopo. Sicuramente. Bella barbettina bianca. Veda lei, insomma, via, lo vedo tranquillo. Io penso che a questo punto. Ah, figliuolo, ti vedo proprio. Ragazzi, il bello solo. Maledetto! Che schifo di... Va di retro, Saraga! Aglioli e peperoncino! Esci da questo tifoso fiorentino! Maledetto! Quello più potente! Ma potrebbe essere letale per la... Sì, uguale, per lui, dai! Per forza! Nel nome di Claudio Desolati, io ti esorcizzo, maledetto! Nel nome di Claudio Desolati ti esorcizzo, maledetto! Schifoso! Lo senti? Socialdemocratico! Maledetto! Di più! Migorista del PC! Vattene via, Dio! Maledetto! Aglioli e peperoncino! Esci da questo tifoso fiorentino! Maledetto! Sì,
Maledetto! Inter, viva l'Inter! Pedroncino, esci da questo tifoso fiorentino! Esci da questo corpo! Nel nome di Claudio Desolati! Esci da questo corpo! Viva l'Inter! Maga Magella! Esci da questo corpo! Quando lo dirò io? Esci da questo corpo! Che sudare, mister! Per favore, non sia blasfemo. È vero, hai ragione, ma mamma mia, però. In effetti fa un caldo anche. Madonna di Dio, io sono sempre nuda, né calda, né fredda. Oh, mio caro fedele. Come ti senti? Un po' mi riabbranchi, mi riabbranchi, ma si dovrebbe essere riusciti, stai attento, non si sa mai. Come si sente? Bene. Si sente di baciare la croce? Certo. Maledetto! Maledetto! Di una sedia, la filo in capo, Piglia di stallo, maledetto! Madonna di Dio! Piglia di stallo! Se ne può più! Ma è veramente? Se ne può più! Rivestiti, sudicio dei posti! Mamma mia! È veramente una cosa indecorosa! Maledetto! Adesso provo quello più forte! Quello esponenziale! Quello... Non c'è bestia, cioè più di non si va. Ora, il nome ora, sacro e santo, ecco, del Marchese Ridolfi, sì, e soprattutto della C fiorentina. Sì, se l'è messa anche la testa. Esci per nulla, via. Esci. Non è che da santo. Esci ed esci, maledetto essere informe, da questo. Brutto e peloso, ma insomma lasciamo stare. Sì, vabbè, anche la storia. Non è che mi fa affascinante. Che è successo? Mi scusi, mi sto male. Ecco. Mi perdoni. No, se ne componga, ma cortesemente. Ma si preoccupi, se ne componga cortesemente. Ma cosa fa qui? Ma guardi, sono venuto a farle una visita. Pare che avessi, come dire, atti di intemperanza, carattere blasfemo. Scusate! No, maledetti indemoniati. Tutto troppo male. Salve, l'ha visto che firme? L'esorcista? Quello spaventoso. Mette a sedere. No, vada tranquillo, ci mancherebbe. Va. Vada finalmente. Prego, no. Ma mettete a sedere che l'altro formaggio di pacca. Finalmente il connubio, religione e scienza. E lei, anche dopo vari tentativi. Ma dove sono le moglie dei figli? Non mi ha studiato al più. Sono mia risa all'arte. No, via. Il suo moglie è a passeggio. Passeggiatrice. Sì. E i suoi figli. Purtroppo sono nei paraggi a giocare. Ancora sciani e lì. Tutto tranquillo. Tranquillo, ora le fo una bevanda isofonica, così almeno... Vede che il connubio religione e scienza dopo un conflitto secolare hanno finalmente prodotto qualcosa di buono. Mi dispiace tutto, ma gli altri hanno roba addosso. Ma non c'è rosare, gli arancio, la mia mano del capo. Domenica, vero? Naturalmente. E ci sono le partite. Naturalmente. Infatti, arrivavo qualcosa dalle sue parole a carattere calcistico, caro. Allora, io... Ah, certo. Vuoi ascoltare le partite? Sì. Ma scenditi la radio, così potrà ascoltare i risultati. Forse è bravo. Sì, lo sappiamo. Sì, lui anche, certo. Si prova. È tutto merito del... Gesù mio, mi scusi, padre. Sì, figuri. È tutto merito del Vangelo, che tra l'altro è un best seller, gli hanno fatto anche film famosi. Mi scusi, padre, per queste mie intemperanze. No. Ma non si preoccupi, figliolo. Radio, così almeno ti tranquillizzi ancora più. Senti le parole. Ah, certo, avrà un certo diretto. Certamente. Ma figuri. Senti che bello, senti, ascolta. Ho acceso. Ascolta. Interrompo Juve in vantaggio. Juve. Ma va, vai. E la Juve, quando sciole. Juve. Oh mamma mia, lo sapevo, non le devo mangiare quelle cose, le lasagne, la frippa, al sugo di mia moglie, col parmigiano.
Lo sapevo che faceva fare questo incubo. Mamma mia, che sogno brutto. Se lo racconto nessuno ci crede. Che brutto incubo. No, le 5 anche oggi. Mi sono perso Fiorentina Torino, speriamo almeno abbia vinto. Abbiamo sentito gridare dal piano di sotto. Aveva bisogno d'aiuto?